Sì, ci siamo, ci siamo. Mi vedo. Buon pomeriggio, buon tardo pomeriggio, amici di EveryEye.it. Bentornati sul canale Twitch, sul canale streaming di live streaming di EveryEye. Oggi, dopo Blood and Wine, la versione PC, il DLC di The Witcher 3, torniamo a farvi vedere una modalità, o meglio un aspetto che avevamo un pochettino tralasciato, trascurato, diciamo così, di Doom, ovvero la modalità Snap Map. Che cos'è e come funziona la modalità Snap Map di Doom? Lo approfondiremo in questa diretta, che durerà circa un'ora. Poi stasera, ovviamente, se volete sapere il programma di questa sera, vi basta andare qua sotto e sapere che alle 19 ci sarà Alien con Mirror's Edge Catalyst, tra l'altro recensito da Francesco Fossetti, lo trovate già online su EveryEye.it, e poi alle 21 ci sarà EveryCast con il Merlo, con la seconda fase del torneo di Gigabyte Storm di Heroes of the Storm, appunto prima fase che è andata in onda ieri sera. Dunque, modalità Snap Map, andiamo un pochettino a vedere che cos'è, come funziona, e cercheremo di parlarne un pochettino. Intanto fatemi sapere se in chat ci siete, mi vedete, volete che modifichi qualcosa a livello audio video, ma penso che vada tutto discretamente bene. Ciao Passerotto. Tanto perdonate, ma mi arrivano messaggi. Audio che lagga, non chiedetemi perché, ok. Un attimo, Dunque, un ragazzo francese che mi chiedeva se volevamo fare team per le ranked di Overwatch. Perdonate, perdonate. Dunque, la modalità Snap Map si è quasi caricata. Adesso, appena si aprirà, andremo a vedere un pochettino di che cosa si tratta. Eccoci qua. Dunque, la modalità Snap Map sostanzialmente è un editor della community intera di Doom, che permette di creare le mappe, vedete, proprio materialmente, e di pubblicarle poi su in un database che potrà essere utilizzato da tutti quanti. C'è un sistema di matchmaking interno, che è questo qua, che permette di andare a giocare sulle mappe create direttamente dalla community, e appunto community che tra l'altro è organizzata molto bene, perché vedete nome utente perché non è impostato, va bene, comunque community che è organizzata molto bene, perché vedete permette di andare a vedere quelle che sono le mappe in evidenza, di andare ad esplorarle. Ciao Bertox, ci dà tutto una serie di dettagli nella parte destra dello schermo, che ci fa vedere che tipo, diciamo così,
di mappa è stata creata, le caratteristiche, solitaria, deathmatch, cooperativa, competitiva, squadre, demone, eccetera. Abbiamo gli autori della mappa che sono utenti come noi ed ovviamente va in base all'indice di gradimento della community. Mappe popolari, intanto scusatemi, ma devo togliere la notifica un secondo. Eccoci qua, dicevo, ce le divide per popolarità, per voto migliore, mappe recenti, mappe più giocate, eccetera, eccetera. Io direi di andare proprio a vedere alcune delle mappe migliori, tramite la ricerca molto semplice del matchmaking, che ci permetterà di entrare all'interno di mappe create dagli utenti. Vediamo un pochettino dove capiteremo, come funziona, eccetera, eccetera. Non è un qualcosa che abbiamo esplorato, diciamo così, in modo molto approfondito, per il semplice motivo che ci siamo concentrati di più sulla campagna e poi su quella che era la componente PvP classica nuda e cruda. Aspettate che vedo un attimo, forse qua non troviamo nessuno. Esattamente. Facciamo vedere la modalità snap map, Luke. Andiamo a cercarla qua, le partite, che forse è meglio. Questo gioco verrà supportato a lungo, c'è già un season pass, dunque il gioco è supportato, c'è il season pass che dà diritto a delle espansioni che andranno più che altro a modificare la componente PvP. Ora nello specifico non sarei in grado di andare, perché sinceramente non ho approfondito questo aspetto, però se cerchi insomma, se cerchi su Google trovi tutto quanto, anche su EveryEye, basta che digiti Doom e ci siamo. Figa la rasatura là. Grazie Luke. No, ma non sono andato dal parrucchiere. Semplicemente magari li ho legati più forte, diciamo così. Aspettiamo un attimo che entri gente. Vedete che purtroppo, non essendo una modalità, diciamo così, molto 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 utilizzata, diciamo così, viene difficile riuscire a trovare un match, però vediamo un pochettino. Survival Arena Coop. Qualcuno di voi, tra l'altro, ha mai provato questa modalità snap map? Cosa ne pensa?
è molto bello come idea, come concezione. Tra l'altro la community è anche funzionante. La cosa che mi piace è proprio di poter giocare sulle mappe create dalla community. È bello. Si sta quasi per avviare la partita, così vediamo anche un pochettino quelli che sono gli spunti degli utenti. Eccoci qua, sopravvivenza è una modalità ad orde. Vi ricordo che tutto quello che vedete è creato da utenti della community, ok? Quindi è creato ad hoc tramite un editor che non sto a farvi vedere. Magari se siete curiosi ve lo faccio vedere dopo. Ovviamente la costruzione, sia a livello di struttura della mappa, sia a livello di difficoltà, in alcuni casi come questo può essere molto amatoriale. Vedete che, per esempio, la quantità innumerevole di armi che si trovano per terra, di munizioni, insomma. Mi sfugge anche lo scopo, adesso come adesso. Oh mio Dio! Vedete poi che man mano che si va avanti aumenta la difficoltà dei nemici che spawnano. Io sto morendo. E sono morto. Seleziono un voto, vedete, ad ogni volta che si finisce una partita si dà un voto a quella che è stata l'esperienza, sia per quanto riguarda la modalità che tutto il resto. Io direi di cambiare, facciamo un giro, vediamo un po'. Survival Arena, allora andiamo, mappe con voto migliore. Survival Arena 1-4, Easy Snap Point, Baron of Hell, Hell Boss Fight, questa mi piace. Cerca. Thank you.
Defeat the Ancient Baron guarding the Red Key and escape, recommended to players, update, added respawning ammo, various fixes. Vediamo. Bella Frat 88, ciao, scusa Yuri, visto che prima hai accennato la ranked di Overwatch, vuoi sapere se erano state messe in seguito il raggiamento ieri sera, grazie. No, dunque, non sono state ancora introdotte all'interno del gioco, probabilmente lo saranno, entro fine mese, si pensa, ok. Io penso che, visto che non è stato rilasciato nulla a livello informativo riguardo questa patch che è uscita oggi, ieri, quando era, adesso non ricordo, penso che sia una sorta di preparazione alle ranked. Premi Y, cosa succede se premo Y? Sconfitta, hai perso. No, non è vero. Voglio, voglio riprovarci. Ma io voglio rifarlo, sinceramente. You must defeat, ok. Molto semplice. Andiamo. Servita manetta. Elettro laser, doppietta. Boh, non lo so. If you meant to beat him, the red key, his guardian. Ok, will drop. Penso sia qualcosa di impossibile. Use the terminal at the entrance. Ok, questo qua. Mi dico, ma quanta vita c'ha? Ah no, vabbè, muore, muore, dai, muore. No, però è meglio. Esatto. Mi ha killato così. Eh beh, non è facile, eh. If you die, you respawn here and you can wait for your teammate to die to finish the level. There is a give up option behind you. No, ok, voglio andare. Però non mi fa aprire, perché? No, non mi piace questo, no, 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 no. Sconfitta, hai perso, non mi piace, gli do un voto negativo a questa cosa qua. The elimination stanza di eliminazione, tu contro 6 demoni, riuscire a resistere al massacro, elimino, viene eliminato. Vai, mi piace. Vedete che ci sono anche tante mappe pensate per il singolo, quindi, no? Diciamo per ricreare magari quell'esperienza hardcore del single player. A livelli un pochettino diversi e magari anche più difficili sotto certi aspetti. Muoviti in qualsiasi... Lascia l'area centrale o... Oh.
Incubo pronto. Oh merda. Ma non è, questa è già caruccia, vediamo come si evolve. Pinky in arrivo. Demone in arrivo, ogni volta c'ha questo cooldown fastidioso. Tutto molto easy, eh. No! Dai! Che babbeo, non mi è piaciuta però, troppo lenta e discretamente poco trascinante. Negativo. Indietro, cerchiamo qualcos'altro. Allora, fusiona un'armata di manco come vedo sotto, fai tutto per sgombrarla. Va bene. Sono moltissime in solitario, come vedete. Sblocca nuovi modelli per la prima turno in situazione personalizza negozio nella schermata Mi e Snapmap. Dopo andiamo a vedere. Marine, il manco funziona. Fa di tutto per fermarlo. Va bene. Accesso negato, perché? Accesso negato, perché?
È un troll, secondo me, ragazzi. Secondo me è un troll clamoroso. Ah no, ok. Vedete che poi c'è anche comunque chi si impegna di più, cioè chi prova già a realizzare, vedete, un qualcosa se di, che nonostante sia alquanto primitivo, no? Come concezione, è comunque un pochettino più articolato. È molto interessante questo snap map. Se qualcuno di voi ha particolarmente apprezzato la campagna single player e non vuole, diciamo così, sentire il peso della ripetitività magari nel rigiocarla più volte, perché attenzione, è ovviamente soggettiva come cosa, è possibilissimo che vi dia fastidio o non vi diverta rigiocare la campagna single player una seconda, una terza, una quarta volta. Avete la possibilità di buttarvi nello snap map, che è comunque, vedete, molto 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 divertente. Chi è costui con l'account EveryEye che scrive prova? Sembra che Barone abbia bisogno di trovare il modo di riattivarla. Accesso negato. Vedete, come dicevo, c'è comunque molte sezioni che hanno una costruzione un pochettino più elaborata, anche se guidata. Ciao Marco, grazie. Firello c'è il capo che va in paranoia. Ah, per cosa? Ok, allora se per risalire potremmo fare così. No, così ci muoio. Allora, ho ridato l'energia. Cosa potrei fare d'altro? Va bene, va bene. Questa francamente è quella più interessante, che abbiamo giocato per ora. Voglio vedere dove vuole arrivare il punto. Che schifo, c'è uno che digerisce, eccolo qua. Ecco il nucleo, ricollegalo. Ho ottenuto un nucleo rosso. Quanto longeva la campagna principale? Dunque, ciao Forge, la campagna principale quindi quindi all'incirca, scusami, sono molto stanco oggi e inizio a sbiascicare. Dura circa 13 ore, 15, dipende a che livello di difficoltà la giochi, con che spirito la giochi, eccetera, eccetera. Quello che stai vedendo in questo momento, però, non è la campagna single player, bensì è la modalità Snap Map, che è una sorta di emisfero a parte, diciamo così, del mondo di gioco di Doom, che permette agli utenti di creare mappe e addirittura modalità, come in questo caso, completamente slegate dalla campagna principale o dalla modalità multiplayer classica. Le mappe poi vengono pubblicate su un catalogone enorme della community che permette di giocarci a tutti quanti, che è quello che stiamo facendo noi. Potete trovarci di tutto, da rivisitazioni di mappe multiplayer a appunto queste, possiamo chiamarle mini dungeon, che vanno a riprendere un pochettino quelle che sono le campagne, le dinamiche della campagna single player. Ed è un microcosmo a sé, questo snap map, che devo dire è piacevole, è piacevole.
Mi sono appena riconnesso, questa è la campagna single player. Ciao Sha, ho risposto adesso sostanzialmente. La porta richiede energia. Premi Y. Premi Y. Ok. Ok. Attento, il Mancubus è qua davanti. Le tue armi non serviranno a molto, addirittura. Questo che vedete, aspetta. Ci sono. Puoi sciogliere la sua corazza. Se sovraccarichi entrambi i generatori, dovresti riuscire a incendiare i barili. Ok, questo che vedete e leggete è tutto creato dall'utenza. No, Sha, non faccio parte della banda che andrà a Los Angeles, purtroppo. Spero nel prossimo anno. Però forse andrò alla Gamescom, vediamo. Comunque sia, c'è tempo, io sono nuovo in questo lavoro, quindi non ho assolutamente fretta. Prima o poi toccherà anche a me. Allora, dunque, fatemi ricapitolare che cosa ha detto il tizio riguardo questo ciccione qua che dobbiamo killare. Sono bloccato, perfetto. Allora, devo sovraccaricargli. Sovraccaricare roba, non lo so, io gli sparo, poi vediamo che succede. Non chiedetemi cosa sto facendo perché non ne ho la più pallida idea. Ah, ok, fantastico. Perfetto, ora passa all'altro lato. Però tesori miei, se non mi date munizioni, però sono un idiota, ho sprecato di nuovo quella roba lì che dovevo fare. Blocco iniziato. Ha funzionato, la sua corazza è distrutta, finiscilo. Non ho munizioni! Come lo uccido?
È buggata questa cosa, cioè. Uccido a pugni in faccia? Bene. Ma è proprio una roba super hardcore in questa maniera, cioè che non ho neanche salute da poter... ovviamente ci ho sonegato, cazzo. C'ho 5%, aiuto. Niente, mi tocca ucciderlo con le granate, ragazzi, cioè. Niente, non così, devo prenderlo. Se lo uccidi a paccheri ti guadagni insieme alla community e la reazione intera. No, lo uccido a granate e paccheri, meglio ancora. 1%. Attenzione. No! Mio Dio, non ci credo. Ce l'hai fatta, te l'aspetto la prossima. L'avevo ucciso a paccheri, eh? Non voglio, no, dunque mi è piaciuta, voto positivo, io direi ragazzi che possiamo anche terminarla qui per quanto riguarda Snapmap, avete visto bene o male di che cosa si tratta, anzi facciamo vedere una bella cosa, ecco, facciamo vedere... personalizza negozio. Ho 398 monete. Personalizza personaggio. Vediamo un po'. Armatura, casco. Vedete che costa tutto. Costa una barcata. E sono tutte cosine carine che si possono acquistare. Vedete che nonostante sia abbastanza, diciamo così, non troppo complesso, ha comunque una sua struttura interna ben pensata, ben concepita. Non saprei dirvi se è molto frequentato dai giocatori di Doom in generale. Io per la mia breve esperienza, che sostanzialmente consiste in questa oretta di diretta che abbiamo fatto e una precedente leggera esplorazione, mi è piaciuta, lo consiglio sicuramente a chi ha amato la campagna single player di Doom, a chi vuole magari approfondire un pochettino la sua esperienza di gioco, magari discostandosi da quella che è appunto la campagna, che magari può portare la sofferenza di quei giocatori che non amano particolarmente la ripetitività. Qua invece troverete di tutto di più, il menu è ben organizzato, vedete, potete semplicemente o cercare quello che più vi aggrada oppure fidarvi di quelli che sono i rating della community, quindi popolari, giocate, votate e quelle più recentemente create. Avete anche tutto un editor a disposizione che non vi sto qui a far vedere perché è davvero articolato. C'è un'accademia che vi fa vedere appunto come incrementare le vostre skill per quanto riguarda la creazione delle mappe. C'è tutta un'accademia, si chiama Accademia Snap, Enigmi Snap, non saprei dirvi che cosa sono,
Ah, ok, sì, sono appunto anche qua modalità di gioco. C'è tutto un menu di personalizzazione che vi permette di andare a spendere i vostri dindini che guadagnate completando le missioni nello Snap Map. E sono sicuro appunto che piacerà a chi ha voglia di dedicarci un po' di tempo. Tra l'altro non trovate solamente missioni in singolo come quella che abbiamo appena giocato, ma trovate anche modalità multiplayer e mappe create apposta per l'esperienza multigiocatore. Io vi ringrazio della compagnia. Alle 7 arriva il buon Alien per farvi vedere Mirror's Edge Catalyst. Trovate la recensione di Mirror's Edge su everyeye.it. Noi invece ci vediamo domani con Overwatch. Anzi no, sì, domani alle 18 ci vediamo con Overwatch. Avremo tempo di discutere un pochettino di tutto quanto che quello che è il presente e il futuro dell'arena shooter targato Blizzard. Grazie, mi raccomando, se c'è qualche nuovo arrivato metta un bel like al follow, metta un bel follow al canale Twitch per ricevere la notifica di quando saremo online. Sono molto fuso oggi, sono prosciugato dal lavoro, meglio che stacco perché sto iniziando ancora una volta a sbiascicare. Ciao a tutti, alla prossima.